Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Allora, oggi questo Vlogmas inizia con una pioggia a dirotto, ragazze. Sono sull'ascensore con Milou che la sto portando fuori. Inoltre, ragazze, ho mio marito con la febbre, quindi sono fuori io e in queste giornate mi tocca fare tutto da sola perché veramente è messo male, ha una tosse fortissima, febbre, poveraccio, non riesce a stare in piedi. E quindi, a maggior ragione, oltre tutte le cose che ho da fare, mi tocca fare anche tutto il resto, ragazze. Cosa ci volete fare? È così. Questa è la passeggiata della mattina con Milou. Non fa tanto freddo, però piove a dirotto, ragazze, e quindi è un disastro con i cani. Chi ha cani mi capisce perché poi bisogna andare a casa, asciugarli tutti, pulirli, perché vanno ovunque, specie la mia, e quindi vi dico quello che combina in casa, Dio solo lo sa. Inoltre, ragazze, quando c'è questo tempo non camminano i cani e quindi guardate questa mattinata, che tra l'altro è il mio onomastico, vabbè, manco mi ricordavo, incomincia già bene. Per tutto il bene che gli si vuole ai cani, ragazze, sono un grosso impegno. Adesso che arriva Natale, pensateci bene a regalare gli animali ai vostri bambini, specialmente i cani, perché il cane è veramente un animale molto impegnativo, dà tantissimo a livello di affetto, però ragazze, è veramente un impegno molto grosso. Sto andando all'S Lunga, ragazze, e questo è il mio onomastico. Solitamente lo festeggiamo tutti gli anni, magari andiamo a mangiare fuori o andiamo da qualche parte a fare una gita. Ecco, quest'anno il mio onomastico finisce così, ma va bene lo stesso. Vado a fare un po' di spesuccia, poche cose, perché ovviamente essendo a piedi, non essendo in macchina, non mi posso caricare. Soprattutto devo andare a prendere le crocchette della Milou, poverina, che è rimasta senza, e vabbè, mi adatterò a qualsiasi marca di crocchette, non è un problema. All'S Lunga, vi dico che c'era già strapieno di gente, non si riusciva a passare. Io non ho preso il carrello, sono andata giusto con questa busta qua di Action perché avevo da prendere due cose e poi ne ho sempre prese di più di due. Vabbè, comunque per domani siamo a posto, credo anche per martedì perché comunque ho ancora delle cose nel freezer. Poi comunque domani apre tutto, io sotto casa mia ho un Gulliver, quindi qualche cosuccia la posso prendere anche qua. Era oggi che ero proprio così, che non avevo proprio niente. Allora, ho preso il sushi, che a me piace tantissimo, l'ho preso proprio per me, così è una cosa già bella pronta. Ho preso gli ossibuchi, che se riesco vi faccio la ricetta, come li faccio io molto semplicemente. Sono ossibuchi di vitello che ho pagato 7 euro e sono mezzo chilo, quindi diciamo ce n'è. Ho preso le cosce di pollo, fusi di pollo, che sono come peso 800 grammi e 57, li ho pagati 4,96 euro. Questi qua se riesco li faccio in friggitrice ad aria con le patatine. Adesso vediamo un attimo. Poi ho preso delle zucchine chiare, che non sono quelle liguri. Sono simili liguri, quelle liguri sono un'altra cosa perché sono piccoline col fiore, sono un'altra cosa. Qua è difficile trovarle. Poi ho preso del petto di tacchino,
perché se riesco a rimettermi un pochino a mangiare come si deve, perché ultimamente ragazza la dieta è andata proprio a farsi friggere, ma proprio nella maniera più totale. Vabbè. E poi ho preso queste mantovane, pane, che sono 6 ecchi, 2,39 euro, le mantovane, che a noi piacciono tantissimo. E una busta è andata. Poi ho preso questo salame felino. Sono due buste che era in offerta, ora però non ho lo scontrino, non mi ricordo quanto l'ho pagato. E poi ho preso, che ho del sugo di carne che l'ho fatto ieri, due confezioni di agnolotti, dovesse venire mio figlio. E sono 400 grammi l'uno, sono agnolotti alla piemontese, questi qui sono veramente ottimi dell'Esselunga. Poi ho preso una confezione di pesto di Praha. Io solitamente prendo il Novella, che lo trovo all'Iper di Montebello. L'Esselunga non ce l'ha. Questo è comunque genovese, però mi piace un po' di meno. Comunque è mangiabile, è buono, diciamo. È uno di quelli buoni come pesto. Poi ho preso l'insalata iceberg, una confezione, che se oggi faccio gli ossi buchi, di contorno faccio questa. E poi ho preso una confezione di grandi raghi, questo qua, formaggio grattugiato. Ho trovato lo scontrino, ragazze, che l'avevo in borsa, ho speso 49,66. Vi volevo dire il prezzo del salame al 30%, anziché 8,18, 6,80 euro. Comunque sono due confezioni da un etto ciascuno, no, anzi 90 grammi. Finito di mettere a posto la spesa, ragazze, vado in camera da letto. Oggi vado a fare giusto una sistemazione super veloce. Vado a mettere a posto tutte le varie coperte che ci sono in giro, vado a fare il letto, dopodiché aprirò soltanto bene 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 la finestra per fare cambiare aria e andrò a dare una veloce disinfettata in giro con il panno in microfibra. E la mousse ace che è anche igienizzante, ho letto sopra. Non vado a cambiare il letto perché è veramente pulito, l'ho cambiato proprio 3 giorni fa, mi pare. Ormai andrò a cambiarlo o lunedì o martedì, però lo vado a rifare bene, così anche se poi se ci mette mio marito, almeno una parvenza di ordine c'è. Ogni quanto cambiate il letto, ragazze, io d'inverno lo cambio una volta ogni 5-6 giorni, diciamo una volta alla settimana che facciamo prima, ecco. In estate comunque anche, perché avendo e dormendo con il condizionatore, diciamo che non è che sudiamo molto la notte, si suda di più il giorno quando si esce fuori, che si va in giro, ecco, perché poi la casa appunto è climatizzata e quindi quando siamo in casa non è che si suda tanto. Vado appunto ad igienizzare un pochino i mobili con ace candeggina e devo dire che mi trovo bene, ragazze, non devo neanche andare ad asciugare. Aprendo bene la finestra si asciuga tutto quanto subito. Dopodiché passo in cucina e vado a fare il solito riordino perché essendo uscita presto per andare a fare la spesa mi sono rimasti piatti da sistemare, da lavare e appunto quelli da levare in lavastoviglie, insomma il solito riordino, ragazze, quello che si fa solitamente in cucina. Vado a lavare questi pochi piatti a mano, dopodiché, finito questo lavoro, vado a togliere tutti quelli che sono rimasti in lavastoviglie e sono puliti da mettere a posto. Ci tenevo ragazze a fare il discorso sull'acquisto dei cani o l'adozione dei cani nel periodo natalizio, perché purtroppo ragazze tante volte si prende un cane e non si sa appunto a quello che si va incontro e non per niente si sentono sempre varie notizie che dopo le feste magari i cani vengono abbandonati e dopo solo qualche mese dal Natale i canili vengono riempiti. Quindi ci tenevo proprio a fare questo discorso perché veramente ragazze, avere un cane o un qualsiasi animale è veramente un grande impegno. Pensateci bene perché è un impegno
mio per 10-15 anni come minimo. Continuo con questo riordino veloce della cucina, ragazze, perché come sapete le pulizie profonde le ho fatte. Forse mi manca l'entrata, adesso vedo un attimino se riesco a concludere tutto il ciclo di pulizie profonde e vabbè, cucina e bagno, come al solito, quelle sono sempre da fare e quindi insomma si va sempre avanti a pulire, cioè non si ci ferma mai praticamente. Finito il riordino appunto dei piatti, il lavaggio dei piatti e del lavandino, vado con un panno in microfibra ad asciugarlo proprio per bene, perché sapete che io lo acciaio, lo asciugo sempre bene bene bene. Dopodiché apro la lavastoviglie e vado a sistemare al loro posto tutte le varie pentole, piatti, bicchieri e stoviglie che ci sono all'interno. Per fortuna è uscito un po' di sole, così oggi andrò a far fare un bel giro alla Milù, un pochino più lungo perché stamattina logicamente con la pioggia si fa giusto toccata e fuga. Continuo a sistemare tutto quanto per bene, i piatti, le stoviglie e le posate. Vado poi a mettere tutte le pentole e qualche padella nel cassettone, ma devo dire che qua dentro è di nuovo da sistemare perché tante cose devo di nuovo spostarle dove le avevo collocate. Bene amici, io spero che questo vlogmas vi abbia tenuto compagnia, vi abbia intrattenuto. Ringrazio i nuovi iscritti e gli iscritti di sempre e vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi piacciono i miei contenuti. Un abbraccio a tutti e vi aspetto al prossimo video.